Uè, bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video! Io sono Xyuder e ragazzi, porca miseria, stiamo veramente per arrivare di prepotenza al termine della Season 4 e all'inizio della nuova Season 5 di Fortnite. Un sacco ragazzi di elementi che stanno arrivando su internet tramite leaks, tramite direttamente il gioco, tramite sotterfugi ambigui ci fanno davvero presagire che la season numero 5 sarà ricca di colpi di scena, ricca di elementi che ci terranno per altri 60 giorni incollati allo schermo per andare a cercare di completare al 100% il nostro pass battaglia e ovviamente di rankare il più possibile. Le teorie, ragazzi, sul nuovo pass sono veramente infinite. Stiamo cercando di capire se sarà, come molti dicono, un pass progressivo, nel senso più si va avanti con il pass e più si sbloccano oggetti relativi alle varie epoche. O come altri invece dicono, forse si avrà la possibilità di scegliere tra due pass in modo che si possa avere una differenza tra skin e consumabili e avere appunto più oggetti nel nostro mondo di Fortnite. Quello che sappiamo ragazzi è che Epic Games ieri ha spaccato di prepotenza nuovamente il cielo rendendo la crepa molto più visibile con un bel buco in mezzo in modo da farci capire che oramai c'è ben poco da fare. Se avete visto anche ragazzi il piccolo video fatto ieri direttamente in live, state scoprendo che nei vari portali che si sono aperti in giro per tutta la mappa, nuovi oggetti piano piano stanno apparendo e stanno appunto rilasciando degli indizi importantissimi. Oggi ragazzi voglio un attimo farvi vedere poche immagini ma veramente veramente interessantissime che andranno a spiegare un pochettino il mistero del burger nel deserto, del Dürr Burger. Ve lo ricordate questo qua ragazzi? Questo hamburger gigante che è stato trovato praticamente pochissimo dopo che il burger virtuale di Fortnite è misteriosamente sparito dentro un portale. Dovete sapere, ragazzi, che come vi stavo dicendo, poche ore dopo la sparizione dell'hamburger in Fortnite è apparso in un deserto della California questo meraviglioso paninozzo gigante che è veramente gigante, ragazzi. Fate conto che una persona gli arriva circa a metà della lingua. Ecco, in poche parole, per darvi un'idea di quanto possa essere grande. Questo hamburger, ragazzi, ovviamente è riconducibile a Fortnite ed ovviamente non è un caso che sia stato messo. Ecco qua, vediamo quanto è grande circa rispetto a una persona. Non è un caso che sia stato inserito in un deserto della California. Dopo che è apparso il burger, ragazzi, ovviamente è scattata la curiosità estrema da parte delle persone e ovviamente anche degli agenti locali di polizia che hanno detto che cacchio, 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 hanno detto, no? Vicino al burger, ragazzi, è stato recuperato un bigliettino che aveva sopra un numero telefonico. Beh, ragazzi, chiamando questo numero telefonico si possono sentire dall'altro capo della cornetta dei rumori veramente, veramente molto, molto strani. Abbiamo uno spettrogramma, ragazzi, dei rumori che si sentono chiamando il numero telefonico. Per chi non ci capisce niente, questo è uno spettrogramma, ragazzi. Come funziona praticamente? Allora, quello che è apparso, ragazzi, è che all'estremità dello spettrogramma c'è il teschio che sta ad indicare in poche parole il covo dei cattivi a spiagge snob. Questo vuol dire, ragazzi, che la persona che ha aperto i portali o che comunque ha causato il casino su Fortnite
fa parte della fazione dei cattivi. Al centro di questo spettrogramma, ragazzi, c'è il codice 0670B011. Ve lo allargo in modo che lo vedete. Ecco, diciamo che a voi interessa vedere questo dello spettrogramma. Allora, se noi andiamo un attimo a dividere, a separare quel numero lì che c'è in mezzo allo spettrogramma, 067 fa parte di un codice ASCII, del codice ASCII, ed è equivalente alla lettera C. 0B0111 invece, ragazzi, è un codice binario. E visto che 0B non si calcola in questo codice, se prendiamo solamente le quattro cifre 0111 in codice binario, sono relative al numero 7. Se noi avviciniamo, ragazzi, la C di prima e il numero 7, possiamo trovare le coordinate su Fortnite: C7. E C7, tra l'altro, ragazzi, è esattamente la posizione della Burger Station, del ristorante del Durburger situato al Boschetto Bisunto. Abbiamo ovviamente, ragazzi, la prova che quel burger è stato lì, è stato messo lì da Epic Games, quindi è ufficiale che non è un fan che ha voluto creare scompiglio, ma è proprio Epic Games che ha inserito quell'hamburger giga e ha dato le indicazioni C7. Se facciamo 2 più 2, hamburger gigante in mezzo al deserto con C7, vuol dire che il deserto, ragazzi, arriverà seriamente nella season 5. E se pensate che questo, ragazzi, sia già tanto, siete veramente degli illusi. Siete veramente degli illusi. Mi è arrivata ieri, ragazzi, sempre dal nostro grandissimo amico Quello che succede su Twitch e YouTube, che mi aiuta tantissimo. Mandate a lui su Instagram tutti i leaks che trovate, ragazzi. @QSS Toy, non ricordo mai, è sempre difficile. Stoi, ve lo dirò meglio. Dobbiamo fargliela cambiare perché non si può capire niente che cacchio di nome ha su Instagram. Ragazzi, guardate che cosa è stato recuperato ieri sera. Ieri sera però non ho potuto fare il video perché ero concentrato col carrozzone. Mi tengo, ragazzi, tieniti, perché qua stai attento. 3, 2, 1. Asalakafaya, ragazzi, guardala qua. Questa è la nuova mappa di Fortnite. Non è un concept, questa, ragazzi, è dentro i file di gioco di Fortnite. E come vedete, nella parte destra c'è la sabbia, ragazzi. Vien sul sabbione, raga, c'è il sabbione che praticamente va a prendere tutta la parte di rifugio ritirato, della dove ci sono i caravan. Come vedete, risparmia ovviamente il Boschetto Bisunto, che sembra, visto così, molto molto più esteso. Sembra un po' la foresta di Sherwood, giusto per rimanere in tema medievale, ragazzi. Come vedete, c'è una parte gialla sulla destra che è appunto il sabbione, abbiamo sopra tutta la parte blu che dovrebbero essere, a rigor di logica, degli alberoni, e nella parte più chiara si dovrebbero alternare terreni e alberi, come invece vediamo, ragazzi, dove c'è la parte ancora più scura. A me lì sembrava il putrido pantano, ma in realtà non lo è, quindi staremo a vedere. Potrebbe essere tranquillamente il nuovo porto dei vichinghi, perché lì dove c'è praticamente qua, che mi finisce il dito, lì dove è stata trovata l'ancora dovrebbe essere la nuova location relativa ai pirati o ai vichinghi. Beh, ragazzi, io spero di avervi un pochettino schiarito le idee con tutte queste immagini, anche con il nuovo paninozzo, quello che hanno trovato, in modo che ci abbiate capito qualcosa di più. Vi ringrazio tantissimo per aver guardato questo video. Un bel pollicione in su, mi raccomando, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo in live. Ciao!